Con il tempo sto imparando a controllarlo, a usarlo. Spero solo che non sia tardi. Ah, people of YouTube, welcome back to a new episode of Infamous. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa missione con noi che abbiamo fermato delle imbarcazioni piene di migranti che volevano lasciare l'isola. Il che è il contrario di quanto in teoria sta succedendo attualmente. La missione di oggi però è l'attacco di Alden. Dovete sapere che l'ultima volta che ho giocato a questo gioco e stavo facendo il karma cattivo, la missione questa qui di Alden è proprio l'ultima missione che ho fatto. E per provarvelo e per farvi capire quanto tempo è passato all'ultima volta, l'attacco di Alden mi sono fermato, pensate un po', il 23 dicembre 2015. Capiamoci, è passato un po' di tempo. Quanti ricordi però, mamma mia. Beh, come ho detto, fare il karma cattivo è molto più semplice di fare il karma positivo. Perché alla fine col karma cattivo ci vuole veramente poco a essere cattivi. Perché cacchio, spari alla gente, pam, sei già cattivo. Dreni gente o comunque cattivi, pam, sei cattivo. Qua invece devi curare, devi colpire solo alla testa, non devi fare questo, non devi fare quello. Devi salvare gli innocenti. Hai rotto il cazzo. Voglio dire, basta. Ci siamo intesi? Comunque, dicevamo, la missione di oggi. Di solito questi mucchi qua si trasformano in quei specie di scorpioni. Allora, curiamo sta gente prima che, mamma mia, sia mai che un proiettile vi uccida, no? Facciamo così, almeno mettiamo il nostro. Credo sia arrivato un altro cattivo. E infatti è meglio se mi muovo, perché sennò il gioco mi tiene qua per un'altra mezz'ora. L'attacco di Alden. Credi di poter venire qui a spadroneggiare, vero? Sì. Ti sbagli. Abbiamo preso quel cassone del tuo amico. Ottimo. Ci uccideremo molto lentamente. Idioti, avete commesso il più grosso errore della vita. Avete preso un ciccio? No, avete preso il mio amico. Ah no. Body shaming. Allora, curiamo sto tizio. Non entrare lì, è pericoloso. Cosa fate, pazzi? Dov'è? Che è successo? Chi è? Ah, mi han tirato. Mi han tirato un una fucilata a proprio di fronte. E tutto questo mi ha destabilizzato. Porca puttana, che male. Credo di averli fatti fuori tutti. Comunque, ho dei punti karma, cioè nel senso ho dei punti esperienza, vorrei aumentare un po' il missile, vediamo, o anche la granata, sia mai. Allora, il martello, ci vogliono altri 300 punti, perché effettivamente non mi dispiacerebbe aumentare il raggio di esplosione, però abbiamo bisogno di 12.000 punti per aumentare effettivamente questo che ci cura ogni colpo, e sai... con sta gentaglia che continua a spararci a bruciapelo, forse è un'idea un filo migliore. Ah, è caduto il ponte. Sapete un gioco bel... Allora, perché ci stavo pensando adesso. Sapete un bel gioco che mi è piaciuto veramente tanto? Non tanto per il gioco in sé, ma tanto per l'ambientazione e la sua libertà di distruzione totale. Red Faction, Red Faction Armageddon nello specifico, perché ho giocato... non è che mi spruzza in faccia? Ok, devo chiuderlo ancora? No, credo che più di così non posso fare. Ah, oh cavolo, era probabilmente a tempo e se non lo facevo da tutte e due mi soffocavo. Giusto? Perfetto. Red Faction Armageddon, mamma mia, il gioco non è forse neanche sto gran capolavoro per qualcuno. A me è piaciuto perché, porca miseria, puoi distruggere tutta l'ambientazione. Spari un missile qua, pam, salta via in aria. Lanci il raggio laser su sto ponte, zac, te lo taglia a metà. Cioè, mamma mia, la libertà di distruzione è fighissima, veramente. Vorrei... Sai da quanto aspetto questo momento? Ma chi se ne frega, Alden? Nessuno mi fermerà. Certo. Continuo a blaterare, tra poco la smetterai. Io sono Alden.
No, non è vero, è solo un coglione con un lanciagranate. Ho sbagliato. E calmi tutti. Allora, questa relazione non può andare avanti così, sappilo. Il ponte, esatto, si distrugge, perfetto, quindi ti sta bene. Allora, di qua non si passa, di qua non si passa. Io mi faccio... Il tuo GPS dice che sei al cantiere navale, che vuoi fare? Di uccidere i bastardi che... Porca sottana! La colpa è solo sua. Il frame rate, quante cose sono successe. Allora, calmi tutti. Vai, uscite. Ok, e con questo ci siamo già liberati di sta gentaglia. Ora arriva Moia che ci dice che cosa stiamo facendo. Oh, ma guarda un po' di gente. Aspetta. Allora, facciamo una cosa, giusto perché ce l'abbiamo. Sì, certo. Mettici ancora un po' di tempo in più a caricarti coso carmico, eh. Mi raccomando, non sia mai. Mannaggia te. Ecco fatto. Mannaggia, io che volevo usare per una mossa, per una volta la mossa iperfiga, e il gioco ci mette mezz'ora per caricarmela. Grazie. Questo sì che è collaborare. Allora, aspetta. Credo siano morti. E tra poco anche io. Ma quando è tornato un altro tizio al... al mitragliatore? Ma scusami. Ecco fatto. Mannaggia te. No, scusami, quando è che è tornato uno al mitragliatore? Chi l'ha mai visto quello? Comunque, colpito in pieno. Va bene. Adesso salviamo sta gentaglia, visto che io volevo sfruttarvi il coso carmico. Scusami, dov'è che sarebbe lui? Beh, colpito l'ho colpito. Credo sia caduta dall'altra parte. Forse non ci può più raggiungere. E sta gente... No, tu sei ancora viva, dai. Siete vivi in due, voglio dire. 2 su 3 è comunque un risultato. Mi dispiace per sto tizio, ma è andata come è andata. Comunque, peccato che Moia ha smesso di parlare. Volevo sentire cos'altro aveva da dirmi. Distruggiamo questa mitra. No, non posso, strano. C'è qualcuno qui? Qua sicuramente arriva qualcosa. C'è una scala. Uno di sicuro è morto. Uno è qua sopra, sicuro, perché non riesco a raggiungerlo. Ecco fatto. Ricarichiamoci, visto che ho usato le granate. Perfetto. No, col, esatto. Collaboriamo, perché se non collaboriamo noi due, qua non si prosegue, tesoro. Allora, qua non c'è più nessuno. Ah, ma siamo dove eravamo prima? Dove il tizio ha ucciso... Sì. Era esatto. E ovviamente ok, a questo giro devo dire ce la siamo cavata molto meglio. Vediamo, uscirà fuori? 3, 2, 1. Rimane lì. Vabbè, almeno abbiamo ucciso questo tizio qua vicino. Allora, non lo prenderò mai. Preso in pieno. Vabbè, almeno è morto, dai. Donkey Kong coi barili esplosivi che cadono, dai, per favore. Io ogni tanto il biodrenaggio, una mezza idea gliela darei, perché è una ricarica gratuita. Certo, ti abbassa il karma, e non di poco, perché diciamo, il biodrenaggio forse è il modo più cattivo che ha il gioco
di aumentarti il karma negativo. Ah, eccoti, ciao. Dicevo, dov'è finito? Dov'è quello che stava facendo un rumore? Allora, calmi tutti. Io come raggiungo quel pezzo? Intanto distruggiamo. Ma perché quando mi ci avvicino non me la fanno più distruggere? Dove sei? Ecco fatto. Addio. Ciao ciao. A Wiedersehen, goodbye. Allora, ecco fatto. Non che ci servisse, ma già che eravamo qui, voglio dire. Non lo so, volevo provare a distruggerglielo. Mi stava antipatico. Comunque, meglio ricaricarsi un pochino. Quasi cura adesso, ovviamente. Ondata di nemici che dobbiamo sopraffare dall'alto. Ehi, deficienti! Beccatevi un po' di queste! Ve le siete meritate tutte, tutte in faccia. E tu che ti sei salvato, meriti un minimo di rispetto. Ma proprio un minimo. Come? Ma scusami, dove sei? Dove eri nascosto tu? Non vedo. Non vedo, non vedo. Devo ricaricarmi. Vabbè, qualcuno si è fatto esplodere da solo. Resta ancora qui, che in questo angolo sei al sicuro col... Ecco fatto. In quest'angolo tu sei al sicuro. Ma lì c'è un ragnetto. Non c'è più il ragnetto. Dove sei? Ecco. Vieni qua. Ecco fatto. Niente più ragnetti. Tu crepaci. Perfetto. Allora, abbiamo un tizio che ci lancia o il lanciarazzi o le granate. E vista la situazione, direi che è quello dei lanciarazzi, che è appena morto. Perfetto. Mamma mia, se mi mettevano dei civili e li facevi saltare era molto più divertente. Allora, vediamo se riesco a fare. No, è anche chiuso sopra. E allora, sbrigati. Perfetto. Ma guarda che furbetti del cacchio. Si sono chiusi sopra per non farti lanciare le granate. Allora, mi servirebbe effettivamente dell'elettricità per curarmi. Ovviamente qua è pieno di gentaglia. Aspetta, non so cosa facesse quello, ma probabilmente serviva a caricarlo. Che altro? Dove? Come hai fatto a mancarlo col no? Spiegami seriamente, per favore. Allora, caricati. Allora, perché? Esatto. Stavo dicendo perché probabilmente appariranno da dietro l'angolo. Dai, qualcuno che vuole fare una fine barbina? Dai, com'è possibile che non è morto con tutta quella roba? Maledizione. Vabbè, certo. Quando fa comodo a lui, però. Oh, e qualcuno è esploso, almeno. Almeno quello. Come soddisfazione ce lo siamo levato. È caduto? Sì, e non si è fatto una sega. Non si è fatto nulla, a parte questo bel voletto. Aspetta. Ecco fatto. Mamma mia. Oh. Stai giù? Ti conveniva stare giù. Facevi finta di essere morta, era meglio. Mamma mia. Però ci siamo. Allora, metti a tacere. Ma scusa, l'ho visto muoversi, vabbè. Lui lo mettiamo a terra. Poi altri?
Sembrerebbe di no. Dobbiamo quindi salire. Ma poi come cacchio fanno l'ora passa? Capisco io che riesco a planare, ma loro come fanno? Vabbè che sono topi, riescono a districarsi in sto Zeke, casino. Mi senti? Zeke! Porca miseria. Cole! Ehi Cole, di qua! Pure resisti amico, sto arrivando. Nella gabbietta più lontana. Allora, iniziamo un attimo a liberarci dei pesci piccoli. Qua c'è un divano, così volevo puntualizzare questa cosa. L'ho colpito? Sì, col cazzo. Adesso sì, però. Adesso sì che l'abbiamo colpito. Ce n'è ancora. Ok, due in un colpo. Oltre al danno, vabbè, credo che l'acrobazia che abbiamo fatto era colpiscilo con una granata e con un razzo. Quindi diciamo che è stato sorprendente. Allora, io ho paura che cadendo... non possiamo più poi ritornare. O meglio, se cadiamo dalla parte sbagliata dobbiamo rifarci tutto il viaggio. E questo non mi va per niente. Ah giusto, siamo anche senza elettricità, fantastico. Mi servirebbe proprio quella batteria là sotto. Ma come ho detto, poi non possiamo più tornare sopra. Quindi, Zeke è qua. Ok, ho bisogno di evitare più gente possibile e soprattutto quello con lanciarazzi in questo momento. Mamma mia che lisciata che mi ha fatto. Oh, cool! Che cazzo ti metti a fare, pazzo, che ti metti a non clippare in mezzo ai muri? Vuole finire nelle backroom, Cool. Maledizione a te. Non mi farei mai più sti scherzoni. Che io tutta la strada non me la rifaccio per te, sappilo. È quasi fatta. E una volta finito, tutti si prostreranno davanti a me. Come voleva mio padre. Ma stai zitto. Ecco fatto. Ok. Ecco fatto. Tira la leva. E Zeke è salvo. Ragazzi, ora ci è mancato poco. Davvero poco. Cosa fai, Cole? Posso scendere? Eccoci. Accidenti, qua ci facevi qui. Volevo solo aiutarti, fratello. Infiltrarmi per scoprire cosa tramano quei sacchi di rifiuti. Certo. Sei impazzito. Fortuna che non ti hanno ucciso. Che stai dicendo? E questo tizio? Il vecchio Zeke dovrebbe marcire su un tetto. Ha ragione lui, Zeke. Devi ascoltarlo. Ma non quando c'è da fare sul serio. Intendi questo? Scusa, Cole, bravo. Questo non è un gioco, Zeke. Non più. Il fatto che tu abbia dei poteri non ti rende migliore degli altri, Cole. Per niente. Sei solo invidioso, Zeke. E mi dispiace dirlo. Mi dispiace dirlo, ma stai facendo una scenata come una ragazzina di 15 anni. Mamma mia. Aiutiamo sta gente, va? Con questo... Ho caricato le ultime attrezzature sull'autobus. Ma i miei editori mi bloccano la strada verso l'ospedale. Aiutami a superarli. Certo. Okay. Adesso ti fa comodo il mio aiuto, Sarà il caso di fare due chiacchiere. Vedremo. Molta gente malata ha bisogno d'aiuto. Ha la precedenza. Sì, naturalmente. Ovviamente. Con la voglia di inzuppare il biscotto elettrico. Comunque, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito, se mi avete seguito. Sto tenendo d'occhio, Cole. Certo, Kessler. Ti guardo mentre ti metti in mostra come un dannato pavone ogni volta che ne hai l'occasione. Patetico. Parole grosse per uno che tortura la gente. Non hai ancora capito, vero? Non ci sono seconde opportunità. Ogni volta che fallisci, c'è qualcuno che ci rimette. E ci rimette... nel peggior modo possibile. Kessler, ho imparato duramente. Ti dirò.
E stanne certo, lo imparerai anche tu, in un modo o nell'altro. Senti, esci dal buco in cui ti sei nascosto e incontriamoci. Regoliamo i conti una volta per tutte. Tutto a suo tempo, Cole. Tutto a suo tempo. Ti dirò, Kessler, al momento io non ho ancora fallito nulla. A parte la fuga dalla città, non abbiamo fallito niente. Stavo dicendo, quindi... Ehi, fratello, scusami per quello che ho perché detto. Perché mi fa... non mi fermo? Mi sono comportato da stronzo. Sì, ti sei comportato da idiota. Sono buone, Zeke, ma il mondo sta cambiando. Un solo sbaglio può costarti la vita. Diamine, lo so. Ma tu conosci la mia situazione. Sempre senza un soldo e senza una famiglia. Quando è cominciata la quarantena, ho sperato di poter ricominciare. Di poter diventare qualcuno. Conosco la tua storia, Zeke. Ma non possiamo permetterci passi falsi. Nessuno. Esatto. Mi dispiace, Zeke, ma devi darti una calmatina. Qualcun altro mi vuole interrompere prima che faccio il saluto? No? Perfetto. Dicevamo, quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito come al solito mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.